Vado a far visita all'avvocato Manera. Non volete che vi accompagni? No, grazie. Tornerò presto. Sì, signora. Se n'è andata? Sì. Allora sarà bene che vada. Dove vai? A trovare Juan. E perché? Ho alcune cose da dirgli. Se solo osi parlargli male della signora... Non intendo parlare della signora, ma di me. Come stai, Mercedes? Bene. Chiama la tua padrona. La signora non è in casa. Tarderà molto? Non lo so. Allora sei sola in casa. No, non sono sola. In cucina c'è Angelica e anche uno dei lavoranti del signor Juan, il Guercio. Bene. Quando torna, di' alla signora Beatrice che il mio padrone le manda questo. Dille che è il denaro della barca che ha venduto. La barca del signor Juan? Esattamente. Ci vediamo, Mercedes. Chi era? Il signor Basilio. E che cosa è venuto a fare? Ha lasciato il denaro della barca del signore. Dice che l'hanno venduta. Che cosa sei venuto a fare qui? Non sai quello che è successo. Prendi. Che cosa? Basilio è venuto a casa della signora Caterina a lasciare del denaro per tua moglie. Ha detto che erano i soldi per la tua barca. Il Satan. Ha venduto il Satan. Juan. Juan, dove vai? Che cosa vuoi? È pericoloso. Che perda la mia barca. Ti arresteranno subito, Juan. Non andare. Non ho intenzione di perdere la mia barca. Ma che fai? Sei pazzo! Com'è possibile che la signora Beatrice abbia fatto questo? Invece è vero. E tu come ti permetti di venire qui a dirlo a Juan? Perché? Non dovevo. Hai visto com'è fuggito? I gendarmi potrebbero arrestarlo. Juan ama molto quella barca. Lo so, ma prima avresti dovuto dirlo all'avvocato Manera. Mi dispiace, non ci ho pensato. Non ci hai pensato. A te interessa solo parlare male della moglie di Juan. Parlare male? Io non ho detto una bugia. Mi fai pena. Non so più cosa ti passa per la testa. Cosa? Quando la signora Beatrice è tornata si è spaventata molto. Ha preso il denaro ed è uscita di nuovo. E poco dopo è venuto il signor Andrea a restituirlo. Guardate, è ancora là. Ma la signora Beatrice aveva firmato un contratto di compravendita. Questo veramente non lo so. Angelica è andata ad avvisare il signor Juan. Devi tornare da Beatrice. Ricorda che questa è l'ultima volta che vieni a cercarmi. Angelica. Lo dico perché potrebbe essere pericoloso per me. Sì, Juan. Andiamo, Angelica. A presto, spero.